Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Allora, dovete sapere che c'era un grandissimo brusio, tutti gli addetti ai lavori, che bello, c'è buco, poi dopo lui ha detto silenzio ed è iniziata questa splendida intervista. Benvenuto a Radio 1. Grazie, grazie dell'invito, ciao a tutti. Ciao. Ti chiamerei quasi tutti i giorni perché tu lo sai che c'è una grande bella confusione qui a Sanremo, però è divertente, dai. A me mi diverte molto, infatti è una cosa che mi chiedono spesso, cioè c'è questa frenesia che io scherzando dico sempre, oh ma qua mi sto divertendo un casino, tutti gli anni voglio venire, quindi... Cioè, se la Rai mi invita tutti gli anni ci sono, perché è molto divertente, molto eccitante. Poi per me è la prima volta e quindi la vivo con grande entusiasmo. Ecco, raccontaci un po' come è nata la canzone che hai presentato al festival. La canzone è nata durante la preparazione dell'album. Io ho iniziato a lavorare al mio disco nella primavera del 2018, quindi diverso tempo fa. Durante la lavorazione è venuta fuori questa canzone, che quindi l'ho completata più o meno in primavera del 2019. Quindi era tutta finita, però aveva qualcosa che secondo me gli mancava. Conosco Morgan da tanti anni e secondo me lui era adatto a fare delle cose specifiche. Quindi l'ho chiamato, perché poi ci conosciamo molto bene, e lui ha accettato di gran cuore, è venuto, è stato anche bravissimo, veloce, gli è piaciuta la canzone. E poi dopo ho avuto l'idea di provare a giocarmi la carta sanremese. E devo dire che l'abbiamo mandata anche fin da subito, tra i primissimi, ad Amadeus a settembre. Gli è piaciuta e poi siamo qua. Quindi. Ma quando ti hanno detto ce l'hai fatta, andrai? Ero molto contento, infatti già anche solo ricordarlo mi emoziono, no? Perché non sembra scontato, non è che uno, sono effettivamente un esordiente qua. E quindi l'ho vissuta veramente con... Cioè, uso la parola emozione che sembra un po' banale, però è vero, ero emozionatissimo perché è stata anche una conquista non solo mia ma di tutta la squadra che ci ha lavorato, ripeto, avendo iniziato a lavorare al disco già in primavera 2018, quindi arrivare a concludere tutto con Sanremo, il disco pronto e il tour è una conquista di squadra, quindi c'è, come dire, sia soddisfazione che emozione, tutte e due. Ecco, però l'album è già uscito, giusto? Domani. Domani esce il 7 di febbraio e include la canzone sanremese, poi dopo? Dopo, ovviamente andremo avanti con la promozione, a marzo parte il tour, che è una delle parti più importanti della mia attività, perché almeno io faccio tutto in funzione di quello, cioè il disco mi servirà per poi andare a godere effettivamente cantando le canzoni dal vivo, perché è la cosa che mi lega più alle persone, insomma, è quella che mi piace di più fare, ecco. Naturalmente, a proposito di emozioni, insomma, il giovedì è una serata molto importante perché l'omaggio è ai primi 70 anni del festival. Scegliere una canzone non è stato facile, però c'è un bel omaggio, dai. Beh, allora, siccome la canzone Sincero l'avevo fatta tutta io praticamente, ho detto, dai, è Marco, mio grande amico, mi sembrava carino affidargli la serata delle cover. Quindi ho detto, siccome te intanto mi piace il tuo gusto, ho detto, dai, scegli la te, no? E quindi ho scelto Sergio Endrigo, questa canzone che tra l'altro non è neanche facilissima, però è fantastica. Infatti, e poi la cosa perché mi è piaciuta, lui mi ha dato due o tre opzioni, poi avevo scelto quella proprio perché è diversa da Sincero. Quindi siccome è diversa mi piacerebbe che da casa accogliessero con piacere questa cosa che facciamo anche delle cose particolari e diverse, non solamente i divertiti di Sincero, ma anche delle cose molto intime come la canzone di Endrigo. Si mormorava che però sul palco ci sarà uno strumento molto particolare. Ma è una cosa che ha dichiarato, ma non so neanche se c'è. Ma boh, c'è o non c'è? Non so, in realtà non lo so. Lo strumento allora, si chiama Theremin. Era un'idea iniziale, poi siccome certe interviste vanno rilasciate un po' in anticipo, no? L'idea era di utilizzare questo strumento che si chiama Theremin, che è uno strumento che è stato inventato nel 1919, quindi a più di 100 anni, quindi era un strumento particolare, non ci sarà, però vabbè, non importa, tanto ci sono io, quindi scusate, cioè, abbiamo fatto il momento cultura musicale a Radio Bruno, abbiamo imparato questo nuovo strumento, dai. Comunque il palco di Sanremo dà una notorietà proprio tutta Italia, certo. Potente, impattante subito, eri pronto a questo? No, ma ne volevo di più io, cioè ragazzi, nel senso qua... Ma veramente, mi devi credere, lo sto facendo con grande semplicità e se sono qua perché voglio farmi conoscere, quindi sto cercando di fare il più possibile perché insomma, molti quando hanno sentito la notizia di Bugo Morgan hanno detto ma quello là con Morgan, ma chi è? Quindi
anche da qua il titolo del disco, che siamo guati perché molti non sapevano chi sono, quindi ho detto, cioè, sono io. Quindi per me la vivo veramente con entusiasmo, c'è la cosa più semplice che mi viene da dire, quindi cercherò di farmi conoscere per quello che sono, perché molti non sapranno chi sono, insomma. Ma infatti si vede, c'è un grandissimo entusiasmo. Prima di salutarci, allora immaginiamo te, da piccolo, davanti allo schermo, ad assistere a una serata del festival, quale canzone ti ricordi? Allora, infatti, è una canzone che cito perché è un ricordo fortissimo di un anno, io sono del 1973. E nel 1982 Vasco per la prima volta si è lì sul palco, no? Io ho un ricordo vago, però quell'anno me lo ricordo particolarmente perché noi abbiamo vinto anche i mondiali in Spagna, quindi avevo 9 anni, cominciavo a non essere più un bimbo che non si ricorda, no? E quindi, però quell'esibizione me la ricordo, lui per come uscì i mondiali, poi anche un disco di Duran Duran, se posso citare, perché io ero un grande fan. E quindi poi negli anni crescendo, Vasco è sempre rimasto uno dei miei miti, quindi lo ricordo con grande chiarezza quel momento che l'ho visto con mio papà quella sera. Insomma. Ottima scelta, e con questo quindi salutiamo e ringraziamo Bugo. Grazie a voi, grazie a tutti. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,